Amici belli, bentornati sul canale. Oggi in questo video andremo a vedere come organizzare al meglio le librerie di Final Cut. Questa era la nuova sigla per questa stagione 2020-2021 in cui siamo carichissimi. Oggi andremo ad affrontare un argomento molto importante, perché nonostante possa sembrare banale questo video, in realtà organizzare al meglio la libreria di Final Cut ci permette di avere dei progetti più leggeri. Quando sono passato da Premiere a Final Cut per me è stato un trauma, perché già le clip pesano abbastanza e lo possono testimoniare i miei svariati hard disk, più gli hard disk di backup che ho a casa. E all'inizio i progetti di Final Cut pesavano davvero tantissimo. Poi col tempo ho capito e sono riuscito ad organizzare al meglio i miei progetti. E in questo video vi voglio mostrare il mio metodo di lavoro, che penso sia il metodo più semplice e più ordinato. Quindi andiamo su Final Cut. La prima cosa che andremo a fare è settare al meglio le impostazioni di Final Cut. Allora, in realtà la sezione che interessa a noi è Import. Io ho selezionato Leave File in Place, ossia che lascia la clip in quella posizione, perché io lavoro soprattutto con hard disk esterni. E in realtà la parte più importante è questa. Ora, se lavorate con dei Mac abbastanza potenti, potete lasciare vuoti i proxy e gli optimize media. Invece, se avete un computer un po' più lentuccio, potete creare i proxy media, che tra l'altro con la nuova versione di Final Cut possiamo scegliere il codec e le dimensioni. E questo aggiornamento è stato veramente molto importante. Ora, la prima cosa che faccio io è organizzare al meglio il mio hard disk. Questo è un hard disk abbastanza vuoto, quindi io creo progetto Final Cut. All'interno di questa cartella cerco di organizzare al meglio il materiale e creo svariate cartelle: progetto, clip, audio, grafiche, export, che sarebbero le bozze, io le inserisco qui, o l'export finale. Poi inizio a creare già una cartella per DaVinci, perché io la color la faccio con DaVinci. Suo audio c'è, grafiche c'è, e metto altro, che magari, non lo so, potrebbe essere un documento Word dove ci sono vari spunti, varie idee, altro abbastanza generico. Ora, se in questo progetto ho utilizzato varie macchine per girare, all'interno di clip vado a creare delle cartelle con i nomi delle macchine, come 6400 e magari Mavic 2. Ok, ora facciamo finta che io copiamo delle clip all'interno del progetto, giusto per mostrarvi. Ok, la nostra cartella è creata e ottimizzata al meglio. Ora andiamo in Final Cut, clicchiamo File, New, Library. Ok, ora andiamo nell'hard disk, progetto Final Cut, progetto, e io lo rinomino progetto Final Cut. La figata di Final Cut è che vi permette di dividere questa enorme libreria in vari eventi. Ad esempio, se andiamo a girare un documentario da cui dobbiamo far uscire vari episodi, noi possiamo dividerlo in eventi. Ad esempio, l'evento, questo qua, lo rinomino episodio 1. Così tutte le clip di quell'episodio saranno solamente in quell'evento. Ora andiamo a creare il progetto. Progetto Final Cut episodio 1 in 1080. Ok, ora io di solito è un procedimento più manuale, però vado a selezionare le clip dal Finder e le importo in Final Cut. Ok, quindi adesso possiamo iniziare a lavorare. Ora queste clip sono girate in HLG, quindi dovrò dare
profilo colore. Ok, una cosa molto importante che vi consiglio di fare, dipende come preferite lavorare. Ad esempio, io ho il background render che dipende dai video, a volte ce l'ho attivo, a volte ce l'ho disattivato. Comunque, quello che vi consiglio di fare per ottimizzare ancora al meglio il progetto ogni tanto è andare a eliminare i render file. Quindi clicchiamo su File, Delete, Generate Event File, selezioniamo Render File, quelli non utilizzati. Ok, ogni tanto vi consiglio di farlo. Bene, questo è come organizzo io il progetto di Final Cut. Io spero che questo video vi sia stato utile, perché io mi trovo benissimo con Final Cut e mi ricordo che l'unico problema iniziale è stato come organizzare le librerie. Quindi io spero vi sia stato davvero utile. Quindi vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace, un commento, fate come volete, lo sapete, questo canale è vostro, non è mio. E ci vediamo a un prossimo video.